l'hanno scelto le forze politiche locali e quindi credo che sia giusto che in autonomia scelgano la persona di cui più si fidano. Se il nome di Tommasini sarà il nome scelto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, le liste civiche di centrodestra di quella realtà, di cui alcune abbastanza attive negli ultimi mesi, penso che possa essere un nome che, per quanto ci riguarda come regione, non metteremo bocche, accetteremo la scelta delle personalità locali del partito. L'importante è che sia un candidato serio, credibile, onesto e unitario. Su tutto il resto mi pare che non ci siano particolari problemi. Io ho sentito in queste ore Rixi, ho sentito in queste ore Biasotti, in settimana ci vedremo per fare un punto della situazione. È chiaro che il doppio binario di un governo con una geometria e un'alleanza, e un'alleanza nelle regioni diversa talvolta può portare a qualche incomprensione, a qualche attrito, ma c'è volontà da parte di tutti di andare insieme alle prossime elezioni e di continuare su questa esperienza che i cittadini hanno votato.